22 luglio 2022. Portale di Maria Maddalena, Rosa Mistica. Portale di Iside, portale del Sacro Femminino. Ave a te, bambina vestita di sole. Ave ad ogni donna di sole ammantata in questa era tenebrosa. Luci nelle tenebre, raggi di sole in un mondo buio. Ave a voi. Donne e uomini nuovi, figli del sole, siate benedetti. Giunge un tempo nuovo e giunge in fretta. Tutto si sta muovendo molto velocemente. Tempo nuovo, tempo di cambiamento, tempo benedetto. Il nuovo sole sta per sorgere e la nuova era è alle porte. Il ritorno del mio amato sposo, il Cristo solare, è prossimo e giunge quanto prima. La nuova terra è già pronta, avvolta dalla luce, una terra bambina di plasma e vibrazione altissima. Vi attende. Siete pronti al grande salto? Siete pronti ad ascendere? Preparatevi. La nuova era è alle porte, l'era della colomba, l'era femminile. La nuova Eldorado nascerà ed emergerà dalle viscere della terra, come la nuova Atlantide emergerà dalle acque. E un nuovo sole sorgerà nel cielo, accendendo l'universo di un nuovo bagliore. Un neonato sole che risorgerà dalle ceneri del vecchio. Tutto sorgerà dalle ceneri del vecchio e sepolto mondo, come un'araba fenice. E se avrete fede come un granello di senape, vedrete, lo vedrete, vedrete la nuova terra, il nuovo Eden, il nuovo mondo, la nuova era, perché avrete occhi per vedere, finalmente. Figli, figli del sole, svegliatevi e risorgete. Un nuovo tempo dorato vi attende. Risvegliate la dea e il divino in voi. Voi siete dei. È stato detto e vi è stato mostrato. Nulla è impossibile a Dio e tutto è possibile per i figli dell'Altissimo. Alleluia. Io vi invito a guardare verso l'alto. Vedrete cose inimmaginabili. Preparatevi. I guerrieri del sole, dall'aura tutta d'oro, sono pronti e i 144.000 sono già oramai tutti attivati. I vostri nomi sono scritti nel libro della vita e nulla potrà accadervi di male. Non temete. Coloro i cui nomi sono scritti nel libro dell'agnello, le sue spose e tutti i suoi discepoli non hanno nulla da temere. Legioni di angeli sono al vostro servizio per aiutarvi e guidarvi nel passaggio epocale che vi attende. Se con le opere e non solo con le belle parole avrete servito il Signore e fatto del bene amando come Lui vi ha amati, allora sarete salvi.
Vi amo, bambini miei, tutti, e vi benedico. Ti amo, bambina vestita di sole, ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e della Madre. Amen.